Alicata, i carabinieri hanno arrestato Alessandro Incorvaia, 37 anni, ex lavoratore socialmente utile ed ex netturbino, perché è entrato in municipio chiedendo di incontrare il sindaco e poi ha sferrato una testata al volto dello stesso sindaco Angelo Cambiano, urlando frasi del tipo «ho perso anche la dignità» e colpendo a pugni la porta della stanza del sindaco. Il primo cittadino cambiano è stato soccorso in ospedale, dove gli sono stati riscontrati un trauma nasale e una lesione maxillofacciale, con prognosi di 20 giorni. Il deputato nazionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, esprime solidarietà e incoraggiamento al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, e afferma: ogni forma di violenza non è mai tollerabile ed è da condannare senza appello. Il sindaco di Licata, Angelo Cambiano, è forte, lo sarà ancora di più, del nostro sostegno per condurre in modo efficace la difficile gestione amministrativa del comune. All'amico Cambiano rivolgo l'invito a non demordere, proseguendo la propria azione politica a beneficio della comunità amministrata. Solidarietà al sindaco Cambiano anche dai parlamentari di Area Popolare Enzo Fontana e Nino Bosco, che dichiarano no alla violenza, sì al dialogo costruttivo. Al sindaco di Licata il nostro incoraggiamento e la condivisione del suo impegno politico e amministrativo, augurandogli una pronta guarigione e ritorno al lavoro con maggiore grinta e convinzione per servire la cittadinanza. Il Consiglio Comunale di Racalmuto, la Giunta e il sindaco Emilio Messana esprimono solidarietà al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, per la barbara aggressione subita. Il disagio economico non giustifica nessuna violenza o prevaricazione. Certamente i comuni sono chiamati a fare fronte alle esigenze delle famiglie in difficoltà senza avere le risorse minime necessarie, anche per i tagli e i ritardi nei trasferimenti statali e regionali. Aumentano le tasse locali, i cittadini pagano ma non ricevono i servizi. Si crea un cortocircuito che allontana le istituzioni dai cittadini e relega gli amministratori in una condizione di impotenza. Ai cittadini di Licata la nostra solidarietà.